tutti. Oggi sono a bordo dell'Azimut grande, 36 metri. Come potete vedere, gli interni sono disegnati da Achille Salvagni. This è uno dei layout disponibili per la main lobby, dove è presente questo grande tavolo da pranzo che può accomodare fino a 10 persone. In alternativa, l'armatore può scegliere di avere due zone salone su questo ponte e spostare invece la zona pranzo sull'upper deck, dove in questa barca troviamo invece una bellissima zona lounge. Il layout di questa cabina armatoriale è unico per una barca di queste dimensioni. Achille Salvagni, come vedete, ha osato molto, posizionando il letto al centro della cabina e lasciando libero il passaggio sia a prua che a poppa del letto stesso, alle spalle del quale troviamo un'ampia armadiatura. Sulla dritta c'è un bellissimo vanity. A prua della cabina, un grande bagno con i servizi separati. Il progresso tecnologico ha permesso in questi ultimi anni l'impiego di finestrature sempre più ampie, permettendo, come possiamo notare su questa barca, il passaggio all'interno di tanta luce naturale, che rende gli ambienti caldi, luminosi ed accoglienti. Dalla cucina si accede anche alla zona equipaggio, posta al ponte inferiore, in cui è presente una dinette a loro dedicata. Andiamo a vedere le cabine ospiti. Sono presenti 4 cabine ospiti, tutte dotate di servizi en suite. Le due cabine di poppa sono identiche, con letto matrimoniale, mentre le due cabine di prua prevedono due letti ognuna. Come vedete, questo tema ricorrente delle forme curve e la circolarità degli oggetti è un segno distintivo dell'architetto Salvagni. Siamo sull'upper deck. Come vi ho detto, nel layout degli interni scelto per questa barca si prevede una zona lounge. È un'area perfetta per godersi il mare dall'alto con una vista mozzafiato. Il cantiere, per valorizzare ancora di più questa zona, l'ha dotata di grandi finestrature laterali completamente apribili cielo-terra. Verso poppa, la zona interna dell'upper deck è un tutt'uno con la zona esterna, in cui troviamo ulteriore spazio per il relax o anche per mangiare all'aperto grazie al grande tavolo esterno regolabile in altezza ed estendibile in larghezza. La timoneria è accessibile sia dalla lounge dell'upper deck che dal passavanti di sinistra, in modo da non dover disturbare gli ospiti se si trovano nell'area interna. Gode di un'ottima visibilità verso prua ed è dotata di tutto quanto il necessario per una navigazione sicura. L'Azimut grande 36 metri può raggiungere fino a 24 nodi di massima ed è spinto da due motori MTU da 2200 cavalli ciascuno. A prua della timoneria troviamo un'altra zona relax ed una grande jacuzzi in vetro. Sicuramente un bel posto per trascorrere le serate in rada o i pomeriggi in banchina senza dover rinunciare alla privacy. Sul lato sinistro troviamo una letta di comando esterna per agevolare la visibilità durante le manovre. Siamo sul flybridge, un'area concepita per il totale relax dell'armatore e dei suoi ospiti. Trovo molto confortevole che gran parte di questo ponte sia riparato dal sole grazie all'hardtop. Questa soluzione risulta ancora più vincente se consideriamo che all'upper deck la zona poppiera
offre un'ampia zona per il prendisole. Come potete vedere, c'è anche una zona bar. La zona esterna del main deck è sicuramente caratterizzata da questo grande tavolo da pranzo e da questo mobile bar, e trovo che sia uno spot ideale per accogliere gli ospiti quando rientrano da un'escursione. Sicuramente il beach club di questo yacht è veramente grande e offre tanto spazio per il relax a diretto contatto con il mare. I tenders sono alloggiati all'interno del garage, che è situato nella zona pompiera dotata di un portello sul lato di dritta. Come vi dicevo, il cantiere ha prestato molta attenzione a studiare la parte tecnica di questo yacht. La carena rappresenta una vera e propria rivoluzione grazie alla sua forma con doppio spigolo. Infatti è particolarmente efficiente sia in dislocamento, ovvero alle basse velocità, che in planata, con una riduzione che va dal 20 al 30% dei consumi a parità di peso rispetto ad una carena a spigolo tradizionale. Inoltre, la carena è dotata di un wave piercer che attenua il beccheggio in caso di mare formato e che riduce la resistenza all'avanzamento. Alberto Mancini, designer italiano, ha curato il design degli esterni, mentre l'architettura navale è stata curata da Pierluigi Ausonio con il Dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Azimut Benetti.